benvenuto a tutti voi, e un grazie per essere qui e grazie anche ai nostri docenti di tutto l'Ateneo, non solo della facoltà, che hanno organizzato questo convegno che da 4 anni si ripete. Si ripete sulle 2 sedi perché l'università e la nostra facoltà si sviluppa su 2 sedi, quella di Modena e di Reggio Emilia, e una delle novità è lo sviluppo dell'area della riabilitazione per quanto riguarda la formazione per il futuro 270, che è la nuova organizzazione didattica e formativa dei corsi di studio proprio sul polo di Reggio Emilia. Quindi diciamo 2 province coinvolte, più persone, più bacino d'utenza, perché una facoltà come la nostra ha prima di tutto l'impegno a formare professionisti di qualità, e tra le nostre attività formative c'è proprio il corso di laurea triennale in logopedia, che è diciamo uno dei fiori all'occhiello della nostra facoltà di medicina e chirurgia, e di questo dobbiamo ringraziare ed essere in un certo modo fieri. Devo dire che quando giro l'Italia per compiti istituzionali mi fa molto piacere poter parlare delle attività di tipo formativo, ma anche delle attività di ricerca, ed è attraverso questi convegni che la ricerca presenta delle sfide che vengono affrontate globalmente. Non conoscevo questo problema, è mia consuetudine quando conosco dell'organizzazione di un convegno, di una tavola rotonda, di un corso di formazione, documentarmi sui temi che si affrontano. Grazie a qualche lungo viaggio in treno, lungo più o meno, insomma, ho potuto vedere come questa problematica riferita all'adulto sia realmente qualche cosa meritevole di essere studiato, approfondito. Quindi ricerca sull'argomento e passaggio dei risultati della ricerca nella formazione, bene, mi sembra che questo risponda a questo obiettivo, e sicuramente è una delle attività importanti che si svolgono nell'ambito della nostra facoltà. Non solo, ma posso dire che il decreto attuativo, che parte dalla legge 170 dell'ottobre del 2010, è opera di nostri docenti, fra cui la professoressa Genovese, il professor Stella Ghidoni, dell'ambito modenese reggiano. È un decreto che si interessa al supportare gli studenti che hanno questo problema, e l'Ateneo di Modena e di Reggio Emilia è avanti da questo punto di vista, in quanto supporta gli studenti nelle prove di ammissione, nei test d'ingresso, medicina, professioni sanitarie ed anche da altri, e anche nel percorso universitario. Siamo stati tra i primi ad attivare le lavagne multimediali, esistono misure compensative e strumenti come dare tempo aggiuntivo a questi studenti, il dare un lettore, si chiama, non lo sapevo, il lettore umano che aiuta, l'uso del calcolatore, della calcolatrice, il vocabolario, cioè una serie di supporti proprio per risolvere questo problema in epoca universitaria. Convegno un altro aspetto che come preside di medicina mi fa molto piacere rilevare in un convegno come questo, è la multidisciplinarità e le molteplici competenze, cioè il fatto che a un tema che è prevalentemente diciamo socio-sanitario contribuiscono tante competenze anche umanistiche in un'ottica di multidisciplinarietà che sarà sempre più sviluppata e sempre più affrontata nelle diverse tematiche che si presentano tutti i giorni per noi che abbiamo questa mission, che è quella di fare didattica, di fare ricerca e di fornire attività assistenziale su problemi che non sono più strettamente solo sanitari, ma sempre di più
ad ampio spettro perché riguardano le caratteristiche sociali e le caratteristiche personali, l'ambiente di vita, l'ambiente di lavoro in cui chiamiamoli pazienti, ma in cui tutti i nostri destinatari dell'attività di una facoltà medica si trovano a dover lavorare. Concludo subito perché non voglio portarvi più altro tempo. Questo convegno è una delle manifestazioni di questo, diciamo, più moderno, più attuale trend nella ricerca, nella formazione e anche nelle attività assistenziali di una facoltà di medicina e chirurgia. Quindi buon lavoro.